Ghiaccio, io coinvolgerei immediatamente il capogruppo del Movimento 5 Stelle all'AS, Francesco Cappello, poi ci saranno gli interventi delle altre due deputate catanesi, ma volevo coinvolgere Cappello immediatamente, tenendo della, diciamo, della carne sulla griglia, perché io per non farmi mancare nulla, oggi un'intervista che è uscita sulla Sicilia, ho fatto un colloquio con il presidente della Camera di Commercio di Catania, che poi è l'azionista forte, poi che sa che è quello che, diciamo, sta guidando in modo più deciso e decisivo alla privatizzazione, che ha avuto, diciamo, delle parole non proprio dolci nei confronti di una collega che poi parlerà dopo, ma nel pomeriggio c'è stata una nota stampa del vicepresidente dell'ARS, Giancarlo Cancelleri, che ha detto chiaramente la posizione di Stefania Campo sulla privatizzazione è la posizione del Movimento 5 Stelle, cioè da capogruppo è confermata questa posizione, no, Presidente? Io sono, intanto buonasera a tutti e benvenuti, grazie Mario per aver accettato, diciamo, l'invito, è un'occasione anche di incontrare tanti colleghi che sono a Roma, io fra tutti, insomma, all'inizio, diciamo che ci vediamo un po' più spesso di buone idee, non solo un'occasione di incontro, ma anche un'occasione di confronto importante e di un punto di vista qual è quello del governo, che chiaramente verrà rappresentato direttamente, diciamo, dai nostri rappresentanti e dal ministro in persona. Io ormai, vi dico la verità, sono molto dispiaciuto per l'uscita che definisco in maniera interna sgradevole da parte del presidente Agel, è un'uscita sgradevole perché chi insomma, ha come obiettivo quello di colpire il gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle attraverso, diciamo, la sua autorevole esponente, sperando magari di non ottenere alcuna reazione dal gruppo stesso, penso che faccia malissimo i conti. La posizione espressa dalla collega Campo, la posizione dell'intero Movimento 5 Stelle, e quindi penso che il Presidente della Camera di Commercio faccia bene a farsene una ragione e impari a utilizzare, se proprio vuole scendere in politica, dei toni, ecco, più confacenti sia al ruolo che riveste, sia anche, diciamo, alla educazione che merita di ricevere la